Grazie signor Presidente. Beh, innanzitutto io voglio ringraziare il nostro Presidente del Consiglio per la disamina di oggi e per l'azione di questo governo nel contesto della crisi libica. Vorrei ricordare che la crisi in Libia non è cominciata questo mese, non è cominciata nel 2018, ma è iniziata nel 2011 per le colpevoli, a mio avviso, iniziative militari di una potenza europea, seguita purtroppo dalle altre. Questo governo ha il merito di aver preso una linea che è quella di realismo, dicendo che l'anticamera sud del nostro paese non può essere lasciata passivamente alle azioni di altri. Con equilibrio, con perseveranza, con pazienza, il nostro governo è riuscito a intavolare un'azione diplomatica che ha portato alla conferenza di Palermo alla fine dello scorso anno. Il tentativo di blitzkrieg da parte di Haftar nei confronti della parte occidentale del paese di Tripoli non è andato come Haftar sperava, che ha cercato di alterare manu militari, stile di vecchia politica di potenza, il quadro di prospettiva di una soluzione diplomatica. La conferenza dell'ONU per portare a nuove elezioni in paese era programmata per la settimana successiva a quella dell'attacco. Il governo, dicevo, ha avuto il merito di riportare all'attenzione dello scenario internazionale l'Italia come protagonista nella politica del Mediterraneo meridionale. Non abbiamo più accettato passivamente i flussi di immigrati che venivano riversati dalle mafie internazionali sulle nostre coste, non abbiamo più accettato passivamente l'intervento di potenze che si qualificano nei fatti come competitor o addirittura avversari del nostro paese, ripeto, all'anticamera meridionale dei nostri confini. La situazione pericolosa e delicata è stata già declinata dal nostro Presidente del Consiglio lungo i tre aspetti che noi condividiamo. In primis, la protezione delle infrastrutture per l'estrazione di petrolio e gas destinati al nostro Paese. In secundis, e non solo in ordine di esposizione, il pericolo di una crisi umanitaria incontrollata e infiltrata per giunta da elementi terroristi, jihadisti. Perché se nel nord della Libia si combatte, nella regione sahariana del Fezzan, ISIS, Daesh e Al-Qaeda sono ritornati operativi tentando di consolidarsi a livello territoriale, cioè occupando piccoli paesi e villaggi, ma che in una zona con scarse comunicazioni sono fondamentali. Al pericolo dei terroristi infiltrati che arrivano in Europa si può aggiungere il pericolo di destabilizzazione con un rinnovato Stato islamico, questa volta in Libia, o una rinnovata Al-Qaeda non nelle grotte dell'Afghanistan, ma in un qualche oasi remota del deserto. Io ringrazio appunto il nostro Presidente del Consiglio per l'azione e chiedo, che potrei chiedere di appellarsi all'Unione Europea, ma la cosa mi fa un po' così preoccupare, visto che una volta di più sulla crisi libica l'Europa si è dimostrata disunione europea, perché se la Commissione per bocca del commissario Mogherini dice qualcosa, è evidente che le potenze che compongono l'Europa da potenze si comportano. E di conseguenza non è lì che potremmo trovare appoggio per una soluzione diplomatica e di civiltà per il popolo libico e per la stabilità dell'Italia e dell'Europa. Rimangono le Nazioni Unite. Rimangono le Nazioni Unite. Io mi aspetto una voce forte dell'Italia in seno all'ONU, in tutti gli organi dell'ONU. È l'unica strada per arrivare a una soluzione diplomatica. Diversamente non avremo la possibilità di contare su uno scenario internazionale, ma soprattutto di contare l'anticamera di casa nostra. Un'altra cosa, la stabilizzazione è importante per il controllo dei flussi di immigrati. Non devono essere i centri di identificazione di nuovi posti in territorio extralibico. La stabilizzazione è necessaria perché lì avvenga il controllo di queste masse tra le quali si nascondono non rifugiati ma migranti economici, e soprattutto alle volte non migranti ma semplici delinquenti. E preservare gli interessi nazionali alle volte vuol dire andare oltre i confini nazionali. Con questo io concludo e la ringrazio signor Presidente del Consiglio perché ha il nostro supporto e la nostra fiducia.
per quello che ha fatto e per quello che farà. Grazie. Bravo,